c'è come al solito molto da dire nella presentazione di un nuovo calciatore, perché è ovvio che la cosa importante è sentire le sue parole, però quello che posso dire io è che siamo molto felici di aver raggiunto questo obiettivo. È un obiettivo che portiamo avanti da molti mesi e che vogliamo e che volevamo fortemente riuscire a portare a Bologna. Non voglio fare pubblicità a un giocatore che io ritengo molto forte, ma che chiaramente sarà il campo poi a dover dare la giusta risposta, però sicuramente posso dire che c'era tanta concorrenza, veramente tanta concorrenza, era un ragazzo con tante offerte da tutta Europa e che ha scelto noi, il nostro progetto, crede in questa nuova avventura e quindi insomma non posso che fargli il più grande in bocca al lupo e il benvenuto a Bologna, a Gerdi, e quindi lascio a voi la possibilità di fargli domande, sia a lui che a me, quando volete. Grazie. Good morning, welcome in Bologna. Thank you. I am Luca Baccolini. What do you know about Bologna and Italian football? Of course, when I, especially when I was younger, I followed the Italian football really, really good. I know from Bologna that that it's a beautiful city. I have been there, of course. So, I know that they have won 7 championships, and the last one in 1964. So yeah, I know it has a big history. That's what I know, and I'm really looking forward to play here. Ok, allora conosco il calcio italiano, so che Bologna è una bella città, so che nella sua storia ha vinto 7 scudetti, l'ultimo è stato nel 1964, e appunto che ha una grande storia, e quindi sono qui. Welcome, volevo sapere che cosa l'ha convinto proprio a scegliere Bologna, visto che c'erano anche altre richieste e altre opportunità, cioè che cosa l'ha colpito di questa società, di questa città? I decided to stay here because they really gave me a good feeling, and also the city is nice. It's nice to live here, and I just think this is the right club for me. Okay. Ho deciso di venire a giocare a Bologna perché ho sentito un buon feeling. Credo che sia la città giusta per giocare per me. So che si vive anche molto bene. Probably Mr. Dykes will be your best friend in this beginning for you. But are you going to learn Italian in few time? Yeah, of course. I already know a bit. I can say io sono ieri scoute e sono molto contento di essere qui a Bologna. Okay. Avete parla capito? Già meglio di Dykes. ho chiesto per quello. No, of course, I want to learn the language, of course. Yeah. Sì. Ha detto che vuole impararlo, qualcosa conosce già, e infatti si è fatto sentire qualche parola di italiano. Ciao, Luca Quino, Gazzetta. Can you describe as a player, first of all, then if you have a role model, some player you were inspired by growing up? If I have to describe myself as a player, I would say I'm comfortable with the ball. I like to have the ball. I don't panic when I have the ball. And also I do, I think, quite a lot of interceptions in the defensive part. And that's kind of the same as my role model, because that was Cesc Fabregas. And I think he's also a player who was really comfortable with the ball. Allora, ho una buona confidenza, un buon rapporto con la palla. Non entro nel panico quando ho a che fare con la palla. Così come Fabregas, che era il mio riferimento, perché anche lui, appunto, con la palla era confident. Was your grandfather important to become a player, football player for you? My grandfather? My father. In your family? The professional football player? Yes. No, I become footballer because of my dad. And I don't had a lot of contact with the former football player. We saw him on the birthdays, and it was a really nice man. And of course, he was proud when he heard I was becoming a professional football player.
Cioè, ha detto che è diventato per il papà? No, il non il Hangs out. I think he's Henk Schouten was a former football player in Holland, and a big one. In the Excelsior football team? Yeah, and Feyenoord, yeah. Yeah. Sì, che non l'hai mai con- you never know him. Yeah, I know him. I met him on birthdays and that kind of things. Okay. No, allora l'ha conosciuto. Not as a player, no. I saw some videos, of course, but not in real life. In your young career, you had a problem with the disease, pathology. Hai avuto un problema di salute qualche anno fa. Se ci puoi raccontare questa cosa, if you can tell us what kind of disease and what was your feeling in quei giorni. The disease is quite complicated because it's, I don't know how it's called in English, I think compartment syndrome. Yeah, it's la sindrome compartimentale. It is in your lower legs and they had to cut some things because it was too tight. Okay. And it was a really, really difficult period for me. It took quite a long time. And of course, you have periods that you think like, is it ever going to get better? But I always thought like, I will make it to the professional football. And I think that mindset helped me a lot. And also my family, friends, and everybody around me has really helped me. Allora, hanno dovuto tagliargli qualcosa. È stato sì, una cosa un po' complicata. I polpacci. Il problema, problematica era i polpacci, sì. Quanto mese rimasto? How long time you stopped? I had two surgeries for it, and I think it took like maybe almost 2 years. Yeah, almost. Two Almeno years. Due anni. Ed è stato un periodo appunto molto lungo, molto difficile. No, I was I think 17 years old. Yeah. Okay. Ha dovuto star fermo due anni. È stato un periodo molto lungo, molto difficile. E la sua famiglia gli è stata di grande supporto, però comunque è riuscito a uscirne e a diventare un giocatore professionista. Alessio, c'è il microfono. Hi, Alessio Di Giuseppe, TV Rete 7. What you already know about Italian football in general, and in your opinion, which are the main obstacles you will face, and in particular, what type of players you can't wait to face, for example. Okay. I know about Italian football because last year I played with Mounir Alhamdoui, and he played here in Fiorentina, and he always said like, Italy is the good country for you to play, because he said it's really about passing and pressure, put pressure, and yeah, that's what I'm expecting to face in the Serie A, but I think it will only make me better, and I really looking forward to witness it how it is, and what was the last question? Players, other players, for example. Oh, can't wait. Yeah, of course, there are a lot of big players here in Italy, but if you have to say one, yeah, you say Ronaldo, of course. it's a really big player, and I can't wait to see him on the pitch. Allora, conosco bene il campionato e il calcio italiano perché ho avuto dei compagni di squadra nella scorsa stagione che venivano dalla Fiorentina e mi hanno spiegato un po' che tipo di gioco c'è, mi hanno detto che mi hanno parlato di mettere pressione ed è quello che proverò, che farò io qua. E, so che in Serie A, per quanto riguarda i giocatori che non vedo l'ora di incontrare, so, qui in Serie A, nella Serie A ci sono tanti grandi giocatori, però ovviamente il primo nome che mi viene da fare è quello di Ronaldo, perché è un grandissimo giocatore. You signed a long-term contract. Which is your goal, personal goal here? And if you have already, I think so, spoken with Sinisa, the coach, what did he ask you to do on the pitch? My goal, obviously, is just to get important for this team, just to have my part in this team, and
yeah, be important for Bologna. That's my goal. And yeah, of course, the trainer, I already talked to the trainer and he just expect what he expects from everyone. He wants you to do everything you got. And I think that that's the last thing I can do. Allora, il mio obiettivo qui nel Bologna ovviamente è quello di diventare un giocatore importante, fondamentale per questa squadra. Ho fatto allenamento, quindi durante l'allenamento ho avuto modo di parlare con Sinisa e mi ha chiesto di fare tutto quello che è nelle mie capacità. Hi, welcome. Marco Vigani, Corriere di Bologna. Maybe you heard about the words about you of Van der Vaart. What do you think about these words, and do you aim to be like him? You are different from him, something like that. Yeah, of course. I've heard from it because I get everything sent to me by my father, always, and yeah, it's a big compliment from such a player. Yeah, that really. I really enjoyed that, and I don't think I'm the same player as Van der Vaart. Of course, I would want to be like him, but he's different because I'm more defensively, and he was more in the attack, of course. Okay. Sì, ho sentito le parole che ha pronunciato. Ovviamente ricevere dei complimenti da un giocatore così grande mi ha fatto molto piacere, però purtroppo non sono un giocatore come lui, anche se mi piacerebbe. In ogni caso io sono un giocatore più difensivo. Domanda per il direttore. Sono molti giocatori, stanno arrivando giocatori tutti dall'area nordica, Belgio, Olanda, Scandinavia, insomma Danimarca. A parte le questioni tecniche sulle quali non ho competenze, ma quali aspetti umani? Beh, insomma, no, nel senso. Cioè, ma sì, ma beh, mi metto a discutere, il giocatore che non conosco. Devi prendertela con lui. No, invece ero interessato, se esiste una valutazione di questo tipo, esiste una profilazione umana, caratteriale, sui giocatori nordici, detto che il Belgio non è la Danimarca non è Olanda, però quella fascia d'Europa, diciamo, chiamata comunemente Nord, Nord Europa, ai vostri occhi, nella valutazione di un giocatore, quali garanzie vi dà dal punto di vista umano, professionale, caratteriale? Ma chiaramente ogni nazione ha le sue peculiarità. Sappiamo benissimo che un calciatore brasiliano non è come un tedesco, no? Questo è normale. Quindi le culture dei paesi poi danno delle caratteristiche anche ai calciatori. È normale che in linea di massima, proprio volendo clamorosamente generalizzare, si può dire che i calciatori che provengono dall'area del nord Europa hanno come professionalità sicuramente una delle caratteristiche principali, perché sono persone normalmente molto serie, molto precise, organizzate, lavoratrici e molto professionali. Quindi questo sicuramente è una caratteristica che, andando a ricercare calciatori in quei paesi, molto probabilmente anche ritroviamo qua. Poi bisogna anche dire che spesso la squadra dove arrivano i calciatori determina la provenienza, in un certo senso, perché ci sono realtà dove il calciatore sudamericano o comunque di area latina si trova meglio, e in altre realtà dove magari il calciatore proveniente da paesi magari più nordici hanno una mentalità più simile al posto in cui arrivano, possono trovarsi meglio, perché poi in realtà la cosa veramente difficile non è prendere calciatori bravi o non bravi, ma è prenderli e inserirli in una realtà in cui possono dare il meglio di se stessi. Ecco perché è importante commisurare il luogo in cui li fai arrivare, da dove provengono, in modo che le culture o comunque sia più o meno il modo di pensare sia simile e che loro possano trovarsi bene. Più o meno. Domanda per il direttore. Visto che siamo qui, parliamo anche di molti nomi che sono accostati a voi e che sono molto vicini. Dansby l'ha fatto le visite, per dire, e gli altri due nomi sono ovviamente Tomiyasu e Skov Olsen. Ci può dire qualcosa sulle situazioni? Beh, chiaramente, come lo sapete meglio di me, non posso dire cose che potrei, che vorrei dire, ma che ancora non posso, chiaramente per motivi burocratici di firme, di contratti, che
ovviamente non possiamo ufficializzare ciò che non è ufficiale, però sicuramente posso dire che gli obiettivi che avevamo in mente prima del ritiro, perlomeno il prima possibile da fornire al mister, stanno arrivando a compimento. È chiaro che su un paio di loro stiamo ancora terminando determinate situazioni, ma siamo, come posso dire, che siamo abbastanza vicini, e che quindi se tutto si concluderà come spero, potremo partire per il ritiro con 8 acquisti nuovi, dato che comunque 3 riscatti sono 3 acquisti e 5 calciatori nuovi. Mi piacerebbe tanto che prima del ritiro arrivassero tutti, insomma 2 sono ufficiali, 1 è a un passo dall'ufficialità, dato che oggi era qui, e un paio siamo vicini. Ci tengo molto a sottolineare che comunque sono tutti obiettivi frutto veramente di un grande reparto scouting, di gente che veramente ha lavorato molto bene. Ci tengo a citarli uno per uno, perché Marco Di Vaio, Marco Zunino, Mattia Baldini e tutti i ragazzi che lavorano nello staff scout in quest'anno hanno fatto un grande lavoro, seguendo ragazzi come Gerdi in primi e gli altri di cui stiamo parlando, non solo nelle visioni tecniche dei calciatori, ma anche nell'avvicinamento ai ragazzi stessi, agli agenti, alle conoscenze, ai club per le trattative. È stato fatto veramente un grande lavoro di staff, quindi comunque il mio complimento, chiaramente sperando sempre che queste ultime trattative in fase di chiusura si concretizzino al 100%, va veramente ai miei collaboratori che hanno fatto un grandissimo lavoro durante tutto l'anno. E bisogna anche dire che da quando c'è Walter non è andata male una trattativa, perché si stanno chiudendo tutte bene, quindi vuol dire che insieme stiamo formando una bella squadra, e che a me fa molto piacere che lui sia qui con noi, che ci dà un grande supporto, che ha dato un grande supporto e una grande consistenza alle visioni che avevamo fatto durante l'anno, perché comunque ricevere il suo apprezzamento e le sue approvazioni a tutto il lavoro che è stato fatto durante l'anno è stato anche fonte di grande soddisfazione per noi e per me personalmente, e quindi ribadisco la felicità di averlo qui con noi, e niente, i complimenti ai miei ragazzi, e spero che in breve, veramente in pochi giorni, potremo ufficializzare o comunque sistemare anche queste trattative di cui mi hai chiesto. A posto? C'è altro, ragazzi? Volevo sapere che cosa ti ha raccontato Mitchell Dykes del Bologna, di questa squadra, che squadra troverai sia a livello di valori tecnici che di ambiente, di giocatori, di ragazzi. Yeah, of course, he tells me a lot. He helps me a lot. It's nice to have a Dutch footballer here, so he can help me with the language, I hope. But they also, he's not that good, but I think he will help me. And he tells me things I need to know about how they play, about what's expected from me in the dressing room. Yeah, that he helps me a lot. Sì, mi ha parlato tanto. In realtà sono molto contento di avere un compagno olandese che mi può aiutare anche dal punto di vista della lingua. E mi ha spiegato tante cose, le cose da sapere sia sul campo che magari anche nelle dinamiche che si creano in spogliatoio. Quindi è molto utile per me avere un compagno di squadra su cui per ora fare da tenere come riferimento. You live alone? You're searching a home in the city? You live alone? And now I live in a hotel, but I'm planning to we're looking for an apartment, and then my girlfriend will come to me. Okay. Al momento è in albergo, però cercherà un appartamento, e ci sarà la sua ragazza con lui. Sì, 2 brevi domande. My name is Franco Cervellati. One question in Italian and one in English and one in Italian. Unfortunately, me and I think none of us are Dutch speakers. So
I'd like to know which is the right pronunciation of your name. Excuse me, but just to... The right pronunciation is Yerdi. Not the birth name, your name? Oh, surname, Schouten. It will be difficult, okay. Okay. So not Schouten, but Schouten. As we like. Grazie. E invece per Bigon volevo chiederle se tutti i giocatori che sono adesso qui a Casteldebole partiranno tutti per il ritiro, grazie. O se qualcuno proprio non parte e rimane qui. Grazie. Ma abbiamo in questo momento alcuni ragazzi che per gli impegni delle nazionali ancora non sono arrivati, Orsolini, Calabresi, Pulgar, Santander, vabbè, poi ci sono tutti quelli che hanno fatto le nazionali a giugno, quindi Elander, Krajic, Nagy che ancora non sono qui, e Svanberg, e Scorruti, e Corbo. Beh, Corbo proprio non viene perché è agli europei con l'Under 19, quindi perderà quasi completamente il ritiro. E qualcuno di loro tornerà per la partenza e quindi quelli che sono qui dovrebbero partire tutti, perlomeno quelli della prima squadra. Scusa Crisetti, questi giocatori sono un po'... Ecco. Sì, non sono alcuni che sono fuori dal progetto tecnico dell'allenatore e del club in questo momento, ma hanno chiaramente un contratto con noi. Si alleneranno qui e avranno a disposizione tutto quello che serve per fare la preparazione atletica chiaramente del precampionato. Dei ragazzi che sono qui ci sono anche un po' di primavera aggregati al gruppo proprio per diciamo integrare il numero nell'attesa che tutti i nazionali rientrino, perché Santander e Pulgar arriveranno quasi a fine luglio praticamente, anzi Eric ancora in corsa per il terzo o quarto posto, quindi lui ancora arriverà veramente a fine luglio. E quindi sì, probabilmente verranno tutti i ragazzi della prima squadra e poi durante il ritiro vedremo chi magari uscirà e chi verrà eventualmente sostituito con chi ritorna dalle nazionali. Direttore, scusi, un chiarimento sul reparto attaccanti, cioè nel senso adesso è folto qui, manca Federico per impegni con le nazionali, ma si parla anche di mercato, nome più forte, quello di Kwame. Ecco, c'è una prospettiva comunque di voler fare qualche cambiamento anche magari dopo il ritiro? Quello che succederà da qui alla fine del mercato, quindi dopo il ritiro, lo sapete bene, a mercato in corso non si può sapere. In questo momento, soprattutto se diciamo nei prossimi giorni avremo un attaccante in più, nel reparto avanzato siamo a posto, cioè siamo messi bene, abbiamo tanta qualità, ripeto, spesso non se ne cita, ma noi abbiamo comprato Orsolini, Sansone e Soriano, che sono tre attaccanti o comunque un centrocampista offensivo, e probabilmente ne arriverà un altro, quindi potremo partire con quattro attaccanti o quattro calciatori offensivi di proprietà del Bologna che prima non lo erano, quindi comunque operazioni in attacco le avremmo fatte in quella situazione lì. Poi, come sempre si sa, se dovesse uscire qualcuno, entrerà qualcuno. Se delle valutazioni dell'allenatore nel corso del ritiro ci daranno degli input diversi rispetto a quello che è oggi, come vale per tutti gli altri reparti, ci aggiorneremo con l'allenatore e decideremo cosa fare. Chiaramente il club penso che in questo momento non ha detto ma ha dimostrato, ha dato seguito alle parole del presidente di fine anno di muoversi molto nell'obiettivo insomma di rendere ancora più competitiva la squadra, quindi questo sicuramente è stato fatto, lo vogliamo completare nei prossimi giorni e poi abbiamo veramente 2 mesi di mercato in cui possiamo ragionare su tutto quello che vogliamo fare ancora. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. Thank you.